Ok, allora riagganciamoci a questo indice che è la struttura del documento dei requisiti così come specificata dallo standard dell'IEEE e proviamo a semplificarla un pochino, no, per i nostri scopi, far riuscire a capire un po' meglio cosa si va a finire dentro e poi usarlo come, diciamo così, ponte per introdurre l'argomento successivo, no, su cui entreremo poi più nel dettaglio. Allora, questa è la versione, se vogliamo, che abbiamo semplificato un po' nel preparare questo corso rispetto a quello che è proprio il nostro standard, per poter commentare un pochino più nel merito i vari passaggi, le varie parti, no? Ad esempio, è fondamentale che un documento di requisiti si dica qual è l'obiettivo, lo scopo e l'ambito di applicazione del sistema informativo. Cioè, se non è chiaro a cosa serve, a chi serve, qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere nella sua implementazione, stiamo facendo un buco nell'acqua perché stiamo costruendo qualche cosa che non è detto, no, che comprendiamo a fondo. Quindi l'obiettivo principale e qual è l'ambito di cui ci vogliamo occupare, no? Scope in inglese vuol dire ambito di applicazione. Che cos'è dentro e che cos'è fuori? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare spesso. Dobbiamo modellare anche quello? Il sistema deve occuparsi anche di quest'altra cosa oppure si ferma prima? Cioè definire quali sono i confini all'interno del quale quel sistema informativo dovrà lavorare. Cos'è sistema? Cos'è contesto? Cos'è mondo esterno? Ma soprattutto quali sono le cose all'interno? Altrimenti non finiamo più. No? Ogni volta che progetti un sistema c'è sempre qualche cosa da aggiungere, ci sarebbe sempre qualche altro aspetto da modellare. Immaginate quando fate il diagramma delle classi, non vi fermereste mai. A un certo punto ci si ferma perché dice: ma questo non mi interessa più, non è più di mia competenza, non è più nell'ambito in cui deve lavorare questo sistema informativo, altrimenti uno dovrebbe modellare il mondo e poi l'universo, eccetera. Così come è anche importante identificare fin dall'inizio gli stakeholder. Quindi quali sono le figure, aziende, reparti, persone, che hanno un interesse nel buon funzionamento, nei risultati, no? Nel buon funzionamento del sistema e nei risultati ottenuti attraverso il sistema. No? A chi deve piacere, a chi deve importare, a chi importa che il sistema funzioni correttamente e che i risultati vengano raggiunti. Che poi magari non è l'utente che lo dovrà utilizzare, no? Ma è qualcuno che in qualche modo ha sponsorizzato, ha finanziato, o comunque ha un interesse diretto o indiretto nel funzionamento del sistema stesso. Per cui, in qualche modo, è responsabile di certe scelte. Abbia deciso di fare in un certo modo perché quella persona, che è uno stakeholder riconosciuto, aveva un certo interesse affinché le cose venissero fatte in un certo modo, piuttosto che un altro, che un dato venisse raccolto oppure ignorato, eccetera, eccetera. Il contesto generale, no? Che ci dice subito questo sistema a cosa serve, a chi dobbiamo fare riferimento quando lo dobbiamo progettare, e quali sono soprattutto le parti di cui non si occupa, cioè cosa è fuori. Se cosa dentro è più facile, tutto il resto del documento che spiega che cosa è dentro, che cosa fa il sistema. Ma dichiariamo bene quali sono i confini, da qui in avanti non me ne occupo più, no? Quindi questo ambito. Vabbè, poi c'è la parte importante sulla terminologia, sul glossario, no? Che poi diventa per noi un pezzo del modello concettuale. Nel momento che definiamo le classi, definiamo le relazioni, diamo un significato alle parole e ricordiamoci di scriverle, in modo che poi chi legge il documento riesca a capire, anche al di là di ogni ambiguità o di ogni possibile interpretazione, qual era il significato che abbiamo dato noi a quel termine, no? Poi spesso, per ragioni di tempo, né in laboratorio, né a lezione, né cioè, così all'esame lo scriviamo per davvero, per esteso, questo glossario. Però tutti i discorsi che facciamo, pensiamo al modello concettuale, intorno al significato delle varie classi, no? Allora dicevamo, ricordo la discussione della volta scorsa sull'aereo, allora questo è il volo, questo è il singolo velivolo, sono ragionamenti, definizioni che dovrebbero andare a finire. Noleggio aereo, volo. E poi c'è la parte nuova che qui è chiamata i casi d'uso.
Andiamo a vedere cosa c'era nel documento generale. Nel documento generale c'era requisiti utente, nella specifica di tre colori. Noi abbiamo un pochino fatto violenza alla specifica generale e vi ho detto a questo punto definiamo i casi d'uso. Cos'è? Abbiamo scelto di usare uno specifico formalismo di rappresentazione per rappresentare quelli che sono i requisiti utente, in particolare i requisiti funzionali. Quindi in questo corso definiremo i requisiti funzionali del sistema usando una tecnica che è quella dei casi d'uso. Così come il glossario l'abbiamo definito usando il modello delle classi e le macro funzionalità, i processi ben definiti col diagramma delle attività, i requisiti funzionali li proviamo a descrivere, noi impariamo a descrivere attraverso questi casi d'uso, che sono di nuovo uno strumento sufficientemente formale e preciso per poter descrivere quali sono le varie funzioni che il sistema offre ai propri utenti. Vedremo poi nel dettaglio, essenzialmente questi casi d'uso descrivono tanti casi diversi, tanti modi diversi, in cui il sistema può essere usato da parte degli utenti. Noi gli utenti li abbiamo già visti quando abbiamo parlato del modello del diagramma delle attività, dicendo guarda che ogni attività è responsabilità di un determinato tipo di utente. Però lì l'abbiamo visto più dal punto di vista del sistema, del processo, dei vincoli tra le operazioni. Adesso proviamo invece a vederlo dal punto di vista dell'utente. Ogni utente, se io sono un utente non registrato nel sistema, se sono un utente registrato, se sono un amministratore, se sono responsabile del reparto, potrò fare cose diverse in quel sistema. Quali sono le cose che posso fare diverse? Qual è l'elenco di tutte le cose che posso fare, tutte le interazioni che posso condurre col sistema? Ma non tutte le singole pagine che posso vedere, questo non mi interessa, è un livello di dettaglio troppo basso, ma quali sono tutte le funzioni che posso richiamare, le attività che posso fare? Allora, queste attività le modelliamo con questo formalismo dei casi d'uso, no? Che adesso cominceremo a vedere oggi e poi continueremo chiaramente la settimana prossima. Casi d'uso che possono essere anche qua di livello diverso, possono essere di livello generale, qui sono stati chiamati business use cases, che dicono quali sono le macro aree a cui hai accesso, quali sono le macro funzioni, oppure casi d'uso a livello sistema, cioè proprio effettivamente, fatemi dire, le singole voci del menu, no? Le singole funzioni che possono essere richiamate. Sempre legate però, e due parole su cui insisteremo parecchio, sono l'attore, cioè chi può avere accesso a una certa funzione e l'obiettivo, perché un determinato attore vuole fare una certa azione, che cosa vuole ottenere. Quindi descriveremo il sistema informativo, i requisiti funzionali del sistema informativo, dicendo quali sono le persone che lo possono usare e ogni persona che cosa può voler chiedere al sistema informativo, chiedere di ottenere, quali risultati può voler raggiungere. Un sistema che fa reportistica di bilancio, il risultato può essere fare un'elaborazione dati, fare una statistica, fare un grafico, oppure può essere inserire dei dati, o può essere verificare, diciamo, la coerenza di determinati passaggi, eccetera. Cioè, quando io accendo il computer e mi collego, non è mai per divertimento, tranne alcuni casi, ma è sempre perché voglio ottenere qualche cosa. L'utente non clicca sul menu perché vuole cliccare sul menu. Clicca sul menu per attivare una certa funzione in cui lui sa già dove vuole arrivare alla fine. Quindi, in qualche modo, io quando interagisco con un sistema informativo ci metto un'intenzione. Voi non dite adesso vado a casa, apro il portale della didattica, apro lo sportello segreteria a casa e poi clicco sul bottone richiesta tesi. Ma dite, adesso voglio richiedere una tesi. Quello è l'obiettivo. Tu come studente puoi avere accesso alla funzione, richiedi una tesi. Poi questo si articola attraverso una serie di videate, bottoni, link che dovete fare.
ma nel momento stesso in cui aprite la pagina, siete nello stato mentale di voler chiedere una tesi. È quello che volete ottenere. Sapete che ci vorranno un click, ce ne vorranno due, ce ne vorranno 100. Ma vi siete seduti per far quello e sapete dirmi in ogni momento se avete raggiunto o no l'obiettivo. Quando avete raggiunto l'obiettivo, mentalmente siete liberati. Dite, ah, l'ho fatto, adesso posso fare altro. Quindi il livello di interazione che un utente ha con un sistema non è mai legato al singolo click, al singolo dato, alla singola videata. Questi sono passaggi obbligati. Ma quando un utente interagisce con il sistema, le funzioni che il sistema offre all'utente non sono i singoli bottoni e le singole videate. Le funzioni sono gli obiettivi che l'utente può raggiungere interagendo col sistema. Queste sono le funzionalità che il sistema ti offre. Io non vado a accendere il computer così inserisco dei dati in una casella. No, che inserisco dei dati in una casella? So, prenoto una visita, compro un biglietto. Questo è ciò che faccio. No? Nessuno di noi dice, ah, ieri ho passato la sera a cliccare su dei link. No? Mi dispiace per voi, ma cosa volevi fare? No? Noi abbiamo sempre uno scopo nell'interazione, non clicchiamo bottoni a caso, solo perché sono lì. Allora, noi cerchiamo di descrivere il sistema informativo in questi termini. Quali utenti possono esserci? E per ciascun utente quali obiettivi questi utenti possono risolvere, possono raggiungere, possono darsi e poi diciamo, aver risolto grazie all'interazione col sistema. Questo ci permette di ragionare a un livello un pochino più alto di quello del singolo bottone, della singola videata, perché altrimenti ci perderemo nei dettagli. Anche in un certo senso di chiedere dal sistema. Poi i livelli successivi, che sono quelli in cui, come già detto, non centriamo, c'è tutta la parte sulla tecnologia. Tecnologia da utilizzare, tecnologia hardware, tecnologia software, l'interfacciamento, i requisiti di interoperabilità, eccetera, andrebbero a finire, diciamo, nei capitoli successivi, oltre a tutta una serie di altri requisiti che sono, qui l'abbiamo messo come other, requisiti legati all'ambiente, al processo di sviluppo, all'azienda, molti dei requisiti non funzionali, quindi usabilità, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo già così nascosto all'interno di un capitolo altro, no? Tutta una serie di altri requisiti che ci possono essere, che poveretti, hanno la loro dignità e anche soprattutto quelli, come abbiamo visto, non funzionali, possono essere anche molto difficili, molto, diciamo così, impattanti, no? Sul risultato, sullo sviluppo, ma ci porterebbe, diciamo, lontano lo focus. E poi ci sono altri aspetti di cui uno dovrebbe tener conto. Al primo non pensiamo quasi mai, cioè qual è il backup umano all'operazione del sistema? Cosa succede se al netto dell'affidabilità del sistema, per cui cerchiamo di fare in modo che il sistema funzioni sempre o quasi sempre. Ma se non dovesse funzionare, abbiamo la possibilità di portare avanti in modo manuale le attività? Oppure siamo bloccati e non possiamo far nulla? Ma per ciascuna, che ne so, se voi andate, prendete l'autostrada, i sistemi di pagamento pedaggio dell'autostrada non funzionano, state pur certi che il casellante all'uscita ha la modalità di farvi pagare anche in manuale, anche se le macchinette non funzionano. È chiaro che ci vorrà più tempo, costerà di più, dovranno magari richiamare delle persone a chiamata ad andare a coprire, diciamo, certe uscite per non avere delle code troppo lunghe, ma comunque c'è un processo manuale che in qualche modo va a coprire il non funzionamento o la non disponibilità di un determinato processo automatico. Allora, una domanda da farci è questa anche. Cioè, accettiamo che il sistema possa non essere disponibile o nel momento in cui non sia disponibile abbiamo già previsto, no? La modalità di mandare avanti le cose a mano. E le persone sono ancora addestrate per farlo oppure si bloccano? Questo è, se vogliamo, un aspetto, no, a cui si pensa poco. Gli altri aspetti sono più invece legati agli aspetti legali e etici. Quindi, vabbè, i requisiti legali e politici sono quelli più legati al fatto politici, fin esagerato per un sistema informativo, ma le implicazioni legali del
del sistema informativo, no? Ad esempio sul legale, fondamentale tutta la parte sulla gestione dei dati privati, no? Sulla privacy e cose simili, ci sono delle leggi ben precise, di queste dobbiamo essere coscienti, ma di nuovo fa parte dei requisiti non funzionali di dominio, no? Sono requisiti esterni che vengono importati nel sistema perché si occupa di certe cose. Quali sono i requisiti sulla formazione? Il sistema richiederà, cioè, quando lo metto in pratica, no? Lo metterò in campo, dovrò fare la formazione al personale. Ci vorrà un mese, un giorno, un anno? Quanto è complicato? Quanto personale devo formare? Quanti turni devono, diciamo, in quante tornate devono essere, diciamo, formate queste persone? E così via. E su tutti gli altri aspetti, più sul versante organizzativo, chiaramente dovuto al fatto che implementare, installare un sistema informativo cambia il modo di lavorare delle persone. E quindi non puoi semplicemente dire da domani questo è giallo. E va bene così, no? Ma deve proprio cambiare i processi, cambiare i ruoli, eccetera. All'interno di questi vari capitoli, come dicevo, ci concentriamo maggiormente sui casi d'uso. Allora, proviamo finalmente a definire di che cosa si tratta. Magari parto dalla pagina 1, facile. Quindi, i casi d'uso sono uno strumento che noi usiamo per rappresentare i requisiti funzionali. Non tutti i requisiti funzionali si possono esprimere come casi d'uso, alcuni non si possono esprimere come casi d'uso, e in particolare i requisiti funzionali che non si possono esprimere come casi d'uso e quindi da questo momento in avanti di fatto ignoreremo, accettiamo di non occuparcene, sono quelli che descrivono i comportamenti automatici del sistema che non coinvolgono la presenza dell'utente. I casi d'uso sono centrati sull'utente. Descrivono cosa fa, cosa il sistema permette all'utente di fare. Non descrivono cosa fa il sistema in assenza dell'utente. Quindi, se immaginiamo un activity diagram, stiamo cercando di entrare nel dettaglio su che cosa può fare l'utente nelle attività, nelle azioni che sono di pertinenza, di responsabilità di un certo utente, e invece non stiamo più parlando delle azioni che vengono svolte nella colonna sistema informativo, perché quelle vengono fatte in automatico, non richiedono l'interazione con l'utente. Quindi questi casi d'uso fanno parte del modello funzionale del sistema informativo e vanno di pari passo col modello di processo e il modello dei dati. Quindi vanno di pari passo, significa che usano la stessa terminologia, no? Riusano gli stessi concetti, semplicemente li rappresento da un punto di vista diverso, questa volta dal punto di vista dell'utente. Sono un formalismo che è stato introdotto praticamente in parallelo all'introduzione dei sistemi a oggetti, ma non sono necessariamente legati alla rappresentazione dei sistemi sviluppati con tecnologie di programmazione a oggetti. È una modalità di descrizione dei requisiti che funziona molto bene con i sistemi interattivi. Cioè, quando il numero di utenti che interagiscono con il sistema è molto alto, il numero di funzioni che il sistema offre è molto elevato. E allora diventa più importante vedere il sistema dal punto di vista dell'utente che non dal punto di vista di chi lo deve implementare. Visto dal punto di vista del sistema è anche utile, perché qui stiamo ancora parlando di requisiti utente, cioè requisiti che il committente deve comprendere. Quindi è molto più facile per un committente comprendere cosa i suoi utenti faranno con quel sistema, piuttosto che in astratto le procedure che il sistema implementerà, procedure informatiche o i metodi informatici che saranno implementati. Quindi alla fine stiamo dicendo cosa deve fare il sistema, perché i requisiti sono i requisiti del sistema informativo, non stiamo facendo requisiti su nessun altro. Però visti dal punto di vista dell'utente sono molto più chiari da comprendere e da scrivere. E ci permettono anche di, a volte, scoprire, no? Guardate, i requisiti di correttezza, completezza e coerenza, quindi non avere dei conflitti. Con questo formalismo sono molto più facili da scoprire, in un certo senso. Allora, in caso d'uso, che cos'è? Il caso d'uso qui dice che è un contratto tra uno stakeholder,
di un sistema e il suo comportamento. Cioè il sistema deve fare cose che rendano felici gli stakeholder, perché se il sistema fa quelle cose lo stakeholder guadagna denaro, se il sistema fa quelle cose lo stakeholder è responsabile di un sistema più efficiente, ha la possibilità di avere un prodotto migliore, per tanti motivi. No? Stakeholder, diciamo, sono le persone che hanno un certo interesse, diretto o indiretto, economico o meno, nel buon funzionamento del sistema. Allora, questi stakeholder, per essere, banalizzando, contenti, che cosa vogliono che il sistema faccia? Vogliono che il sistema permetta agli utenti veri del sistema, che potrebbero non coincidere con stakeholder, permetta agli utenti di fare certe cose, di eseguire certi processi, di mandare avanti certe attività. Quindi un caso d'uso descrive il comportamento che deve avere il sistema quando questo sistema risponde o soddisfa, cerca di soddisfare delle richieste provenienti dagli utenti del sistema. Quindi qui abbiamo, se vogliamo, tre ingredienti finora: il sistema informativo, l'utente che interagisce col sistema e uno o più stakeholder che possono coincidere con l'utente oppure potrebbero non coincidere con l'utente, che sono quelli che in ultima analisi sono quelli che hanno deciso che quella funzione ci deve essere. Ok, ho deciso che quella funzione ci deve essere, ma che cos'è questa funzione? Allora, per sapere che cos'è questa funzione, descrivo come l'utente la utilizzerà. Quale obiettivo l'utente si darà quando vorrà interagire col sistema? Quindi un caso d'uso descrive un'interazione tra un utente e un sistema e descrive come durante questa interazione il sistema risponde e cerca di soddisfare un obiettivo dell'utente, che l'utente si è dato. Okay. Adesso mi registro su quel sito. Questo è un obiettivo. Io utente qualunque non registrato ho come obiettivo registrarmi sul sito. Questo è un caso d'uso. Un utente non registrato si registra sul sito. La fase completa sarebbe: il sistema informativo permette a un utente non registrato di attivare la procedura di registrazione sul sito. Ma detta così dal punto di vista del sistema informativo. Per renderla più chiara, più snella, la diciamo dal punto di vista dell'utente. L'utente non registrato si registra sul sistema informativo, registra un nuovo account sul sistema. Allora è chiaro chi è l'attore, è chiaro qual è l'obiettivo che l'attore intende perseguire. Se è chiaro l'obiettivo, è anche facile capire se l'obiettivo è stato raggiunto o no. Se l'obiettivo è stato raggiunto, vuol dire che a un certo punto è stato registrato, la registrazione è andata a buon fine, ho ricevuto il mio messaggio di conferma, l'utente è sicuro di essersi registrato. Lo sa. Quindi quell'obiettivo è stato raggiunto, in qualche modo lo cancelli mentalmente e ti occupi di un'altra cosa. A quel punto cosa vuoi fare? Voglio mandare un messaggio, voglio cambiare il profilo o cose di questo genere. Quindi sono obiettivi diversi che ti dai, uno dopo l'altro, no, interagendo con il sistema. I casi d'uso rappresentano i vari obiettivi che tu ti puoi dare se vuoi interagire col sistema. Può darsi che l'obiettivo non venga raggiunto. O no, può darsi che l'obiettivo non sia ancora raggiunto, magari quella procedura è lunga e tu sei solo a metà. Va bene, vuol dire che stai interagendo con il sistema e insieme tu utente e lui sistema state collaborando verso il raggiungimento di quell'obiettivo. Oppure può darsi che l'obiettivo non venga raggiunto per via di un errore, di un dato errato, del fatto che l'utente si stufa, del fatto che l'utente non ha le informazioni che gli servono in quel momento, o inserisce dei dati errati, e quindi l'operazione no, viene conclusa senza successo. Non sto, quando facciamo un altro caso d'uso più semplice, una volta che mi sono registrato, voglio entrare nel sistema, faccio login nel sistema. Allora, se in quel momento è facile, devo mettere l'utente e la password e poi cliccare su login. Ma se in quel momento, quindi io mi sono nella disposizione d'animo, no, di voler fare login,
mi pongo quello come obiettivo. Ok, adesso entro nel sistema. Perché? Perché magari voglio leggere i messaggi, non so, in questo momento voglio entrare. Se però in quel momento non mi ricordo la password, quel caso d'uso fallisce. Nel senso che io ho iniziato a interagire col sistema, ho fatto qualche passaggio e a un certo punto inserisco una password errata, oppure non inserisco, oppure... E allora dico, mannaggia, non me la ricordo, devo farmi resettare la password oppure farmi mandare una mail di verifica. Allora vedete che cambio obiettivo. Il mio obiettivo non è più faccio login, ma recupero la password. Allora, il caso d'uso precedente, faccio login, fallisce, non ci riesco, attivo un altro caso d'uso, c'è un'altra funzionalità del sistema, che io so che c'è, perché la vedo, e conosco il sistema, ma il sistema me la fa conoscere, mi dice, ma sei dimenticato, vuoi che ti rimandi la password, vuoi resettarla? Allora, in quel caso io cambio obiettivo, il mio obiettivo a questo punto è recuperare la password. Farò quello, a un certo punto questo tutto va bene, riesco finalmente a recuperare questo password e quindi mi potrò di nuovo ridare l'obiettivo di far login nel sito. Quindi quando interagiamo con i sistemi, in ogni momento, provate a osservarvi mentre fate qualcosa, in ogni momento avete un obiettivo di breve termine. L'obiettivo che sperate di risolvere in 4, 5, 6 click. E l'obiettivo non è mai il singolo click o scrivere la singola parola. L'obiettivo è sempre completare qualche cosa. Poi, questo obiettivo, una volta raggiunto, passate a quello successivo. E così via. E ciascuno di questi obiettivi che vi potete dare corrisponde a una funzionalità del sistema. Quel sistema deve avere quella funzionalità lì per poterti offrire gli strumenti, i mezzi, i passaggi, no? Che ti permettono di raggiungere quell'obiettivo. Il sistema quindi deve supportare l'utente nel raggiungere l'obiettivo. E facendo questo, gli stakeholder sono contenti perché effettivamente hanno un parco utenti che fa le cose che loro vogliono fare, per cui hanno progettato il sistema informativo affinché gli utenti potessero fare o dovessero fare. Quindi questo qua è il punto di vista a cui ci mettiamo. A quale possiamo usare questi casi d'uso, questo tipo di ragionamento? Vabbè, è molto semplice usare questo approccio, cioè cosa gli utenti, se un utente non è registrato, cosa può fare col sistema? Se l'utente è registrato ma un utente generico, quindi nuovo, cosa può fare col sistema? Se invece l'utente è un responsabile, cosa può fare col sistema? Quali sono le cose che possono fare? Quindi è molto rispondere a questo tipo di domande, quindi chiedersi quali sono i casi d'uso relativi a un certo tipo di attore, non chiamiamo attore questi utenti, permettono di legare facilmente le funzionalità del sistema a quelli che sono i processi lavorativi. Perché mi sto chiedendo cosa fanno le persone, quali processi gestiscono le persone, semplicemente cerco da questa domanda di estrarre qual è il comportamento che deve avere il sistema affinché queste persone possano fare questi processi, queste attività. No? E quindi ti puoi focalizzare maggiormente sui requisiti del sistema informativo e non sui dettagli del tipo di icona la voglio più in alto o la voglio più in basso. Cioè, non voglio descrivere come è fatto il sistema informativo. Voglio descrivere cosa fanno le persone che lo useranno. È più facile estrarre le vere funzionalità, i veri requisiti. Cosa devo permettere agli utenti di fare? Perché poi questo è lo scopo. Il sistema informativo non vive per sé, vive per permettere agli utenti di fare certe operazioni. Queste operazioni però cerchiamo sempre di descrivere a livello di obiettivo che l'utente si dà e non a livello di singola interazione che l'utente deve compiere, perché altrimenti ci perdiamo nei dettagli. Il fatto poi che questi casi d'uso siano in qualche modo legati agli stakeholder permette anche di documentare il perché certe scelte sono state fatte. Cioè, quella funzione la mettiamo o non la mettiamo? La funzione attraverso cui un utente si può cancellare i propri dati, la mettiamo o non la mettiamo? Qualcuno dovrà decidere se c'è o non c'è. Se c'è è perché a qualcuno serve. Serve l'utente? Probabilmente sì, in quel caso la funzione di cancellazione ha come stakeholder l'utente stesso, che vuole cancellarsi, ha come interesse quello di proteggere, ne so, i propri dati personali e quindi vuole che quella funzione ci sia. Magari gli altri stakeholder, diciamo, fornitori di servizio, non vorrebbero che ci fosse, no, però in quel caso ci deve essere. Quindi in qualche modo ogni funzione, se c'è, è perché a qualcuno serve, a qualcuno fa comodo che ci sia. Questo, se vogliamo, detto in parole molto di basso livello, la definizione di stakeholder, no?
Ovviamente, come tutti i modelli di rappresentazione, anche i casi d'uso hanno una limitazione, hanno un certo focus ben preciso e rappresentano solamente le interazioni comportamentali, il comportamento tra utente e sistema. Non rappresentano altri aspetti, ovviamente. Non rappresentano, cioè né dentro un caso d'uso non si parla dei dati, di quali sono i dati, quando dico l'utente si registra nel sistema, quali sono i dati che inserisce. Vado a vedere il modello dei dati, quali sono gli attributi della classe utente, probabilmente saranno quelli. Non parla delle regole di business, per sapere se un utente qualunque si può registrare, oppure un utente può inserire un post appena registrato, oppure può inserire un post senza essersi registrato, chi è che lo decide? Beh, vado a vedere il modello di processo, che mi fa vedere quali processi, no? Quali controlli vengono fatti durante il processo e quindi dicono se un certo utente può fare una certa cosa oppure no, o se una certa operazione può essere fatta prima di un'altra oppure no. Questo me lo dice l'activity diagram. I casi d'uso non hanno né la componente temporale, cioè una cosa può essere fatta solo prima di un'altra, non hanno i vincoli logici e non hanno le informazioni sui dati, hanno solamente le informazioni, il loro scopo, sui comportamenti. Sui comportamenti che gli utenti possono avere grazie alle funzioni offerte dal sistema. Quindi con questa premessa possiamo capire questa definizione. Un caso d'uso descrive un insieme di interazioni orientate ad un obiettivo, interazione tra attori esterni, uno o più attori esterni, e il sistema considerato. Quindi abbiamo sempre un attore, qui al plurale, a volte può essere più di uno, ma normalmente ne abbiamo uno per volta, che interagisce con un sistema. Interagisce attraverso un insieme di interazioni, quindi dei passaggi, inserisco un dato, vedo il risultato, confermo, salva, modifica, eccetera, tanti piccoli passaggi, ma non mi concentro sul singolo passaggio, perché tutti questi passaggi nel loro insieme rappresentano un obiettivo. Un obiettivo che l'attore ha nei confronti del sistema, della sua interazione con il sistema. Nessuno di noi quando va al bancomat dice adesso vado al bancomat e inserisco il PIN. No, vado al bancomat a prelevarla. Quello è il mio obiettivo. Poi so che devo passare attraverso una serie di interazioni. Interazione è il termine bidirezionale, a volte sono io che fornisco dati al sistema, a volte è il sistema che fornisce informazioni a me. Inserisco il PIN, inserisco l'importo, mi fa vedere il saldo, mi fa vedere quali sono gli importi possibili e dialoghiamo in qualche modo, ma dialoghiamo nel contesto di un obiettivo che è già chiaro fin dall'inizio. Quindi quando io vado al bancomat per prelevare non vedo neanche gli altri bottoni, ci sono perché quello stesso banco mi permette di ottenere obiettivi diversi, prelevare, vedere il saldo, pagare le bollette, ricaricare telefoniche, cose di questo genere, no? Quindi un'interfaccia utente di un sistema parla all'utente e gli dice: guarda che tu con me puoi fare tutte queste cose. Quel determinato attore ha accesso a un ventaglio di casi d'uso diversi. Ok? Ma in quel momento quell'attore ha in mente un obiettivo, uno. E quindi dei tanti casi d'uso possibili ne entrerà in uno di questi. Si concentra su quello. Poi potrà anche fare altre cose. Vabbè, allora sono altri casi d'uso in cui l'utente avrà obiettivi diversi. Quindi noi dividiamo tutte le funzioni del sistema in tanti casi d'uso separati, tanti obiettivi diversi che l'utente può avere, e in ciascuno di questi obiettivi ci sarà una serie di interazioni. A volte, come tipo, faccio login e un'interazione sola, inserisco i dati, schiaccio il bottone, ho finito. A volte invece è più complicato, richiede più passaggi, dipende dai casi, e quindi dovrò descrivere obiettivo per obiettivo, caso d'uso per caso d'uso, qual è la sequenza delle interazioni che io posso fare con il sistema per raggiungere il risultato. Quindi queste, se vogliamo, sono le parole chiave principali. L'attore,
quindi definiamo cosa vuol dire attore, è il tipo di utente, la categoria, la tipologia di utente che interagisce con il sistema. Non mi interessa se sei Giuseppe, Antonio o Maria, ma se sei un utente non registrato, farai le stesse cose che possono fare gli altri utenti non registrati. Se sei uno studente, farai le stesse cose che possono fare gli altri studenti. Se sei un dirigente, farai le stesse cose che possono fare gli altri dirigenti. Se sei un dipendente, farai le stesse cose che possono fare gli altri dipendenti, e così via. L'attore ti dà il ruolo con cui stai interagendo col sistema in quel momento. Poi nessuno vieta che una singola persona fisica possa avere più ruoli e quindi possa impersonare attori diversi. No? Ad esempio, se pensiamo al portale della didattica, io entro col ruolo, con l'attore docente, così come i miei colleghi. Voi entrate con l'attore studente, quindi i casi d'uso che sono permessi all'attore studente. Poi esiste una categoria di persone che sono gli studenti di dottorato, ad esempio, i dottorandi, che sono sia studenti che personale. E quindi quando entrano nel sistema, a seconda di dove vanno, vedono le funzioni che vedete voi studenti, vedono anche parte delle funzioni che vediamo noi docenti. La stessa persona fisica ha due ruoli diversi e quindi vede, tra virgolette, può accedere a insiemi di funzionalità diversi, a casi d'uso diversi. Quindi non c'è un legame uno a uno tra l'attore e la persona. L'attore è un ruolo che può essere impersonato da una persona in un certo momento. È chiaro che per poter impersonare un certo ruolo tu devi avere il diritto di farlo. Quindi il tuo profilo utente, la tua password, no? Deve permetterti di poter fare queste cose. Quindi nel momento in cui, scendendo sul pratico, nel momento in cui fate il login in un sistema, a seconda di chi voi siete, il sistema vi dà una serie di cappelli. E a seconda di questi cappelli, di quanti cappelli avete, potete accedere a varie funzionalità del sito. Questi cappelli sono gli attori, quali chiamano attori. Potete impersonare varie figure. Okay? E voi interagite con cosa? Col sistema. Quando scriviamo i casi d'uso, il sistema è sempre solo il sistema. Non andiamo a dettagliare le singole parti del sistema, lo schermo, la tastiera, il mouse, la videata, la schermata, la pagina web, lo smartphone, eccetera. Non ci interessa ancora. Non vogliamo perderci in questo dettaglio. Se l'utente deve poter cambiare la foto del profilo, descriviamo cosa deve fare per cambiare la foto del profilo. Quindi l'utente caricherà nel sistema la propria foto, oppure selezionerà la foto prendendola dalla sua galleria fotografica. Ma non siamo mai non vogliamo dettagliare le parti del sistema o le singole videate, le singole funzioni. Perché? Uno, perché il nostro punto di vista è sempre quello dell'utente, cosa fa l'attore. E due, perché visto che vogliamo descrivere una funzionalità, siamo requisiti funzionali, vogliamo solo sapere cosa deve fare il sistema. Il come farlo sarà poi oggetto delle fasi di progettazione successive. Se lo voglio fare, se quella funzionalità voglio che sia accessibile anche da mobile oppure no. Voglio che sia accessibile in modi diversi. Quando riprogetterò il sistema tra 3 anni, quella funzionalità lì, se riesco, se l'ho disegnata, se l'ho descritta bene, sarà ancora valida, solamente le modalità di interazione saranno diverse. Quindi, diverso è dire quali sono le interazioni tra utente e sistema per raggiungere un obiettivo, da come si realizzano praticamente i singoli passaggi di queste interazioni. Ecco, questa seconda parte non ci interessa, come si realizzano i singoli passaggi. Quali interazioni sì, dove come interazione intendo uno scambio di dati. È ovvio che se voglio impostare la foto del profilo, devo darti questa foto. Con qualunque tecnologia uscirà prima o poi, ma è un'informazione che l'utente ha e deve dare al sistema, punto. Ci sarà sempre. Allora, cerchiamo di concentrarci su questi scambi di informazioni. I singoli passaggi di un caso d'uso sono le informazioni che l'utente e il sistema si scambiano
fino a quando il sistema non ha sufficienti informazioni per poter dire bene, caso chiuso, abbiamo raggiunto l'obiettivo. E quindi l'utente sa che ha raggiunto, è consapevole, sa che ha raggiunto il proprio obiettivo e il caso d'uso è finito. A quel punto l'utente ha raggiunto, ha fatto un gradino, no, della sua scala, ha raggiunto quell'obiettivo, può decidere di spegnere tutto e continuare domani, oppure a questo punto si dà un obiettivo diverso e fa una cosa diversa. O rifà di nuovo la stessa cosa, ma ricomincia da capo in un certo senso, con di nuovo lo stesso caso d'uso. Se non abbiamo chiari, almeno questi due ingredienti, l'attore e l'obiettivo, non abbiamo chiaro di cosa stiamo parlando a livello di caso d'uso, no? Il sistema è sempre sistema, quindi. Quindi una volta deciso chi è l'attore, qual è l'obiettivo che questo attore sta cercando di raggiungere, il caso d'uso lo descriviamo definendo la sequenza di interazioni. Le informazioni che si scambiano l'attore e il sistema. Solo quelle necessarie per soddisfare il servizio, per soddisfare l'obiettivo. Quando scrivo un caso d'uso devo solo, però descrivere non solamente il percorso principale, ma anche tutte le possibili varianti che possono succedere. Soprattutto il più semplice del mondo, cioè faccio login, l'utente fornisce il proprio nome e la propria password. Il sistema conferma. Questi sono i due passaggi minimi. L'utente fornisce quei due dati, il sistema conferma che la password è giusta e quindi il caso è finito. Oppure però il sistema può dire che l'utente si è dimenticato di inserire la password. Oppure l'ha inserita sbagliata. Oppure la password è giusta ma è scaduta e quindi deve cambiarla. Quindi le risposte del sistema possono essere diverse. Noi quasi sempre abbiamo in mente un percorso, che è quello più semplice, più lineare, che mi porta all'obiettivo nel numero minimo di passaggi, ma ad ogni passaggio può sempre succedere qualcosa di diverso, di sbagliato. Può esserci un dato mancante o errato inserito dall'utente, o incoerente, può esserci una verifica fatta dal sistema che non permette di continuare, oppure appunto, la password è scaduta e quindi a un certo punto devi fare questo, altrimenti non ti lascio andare avanti. Questo era, cioè, un funzionamento del sistema. Non è la roba dell'utente che la password sia scaduta. Però in ogni caso devi cambiarla in questo momento. Quindi il percorso principale è una serie di varianti. Queste varianti, alcune possono portare comunque, magari per una strada più lunga, al raggiungimento dell'obiettivo. Vabbè, mannaggia, ho dovuto cambiare password, ne sono inventata un'altra, ma poi alla fine sono riuscito a entrare. Oppure alcune possono invece non portare al raggiungimento dell'obiettivo. L'utente si è stato bloccato, ti hanno bannato a morte, a vite, scusate, per sempre, non potrai mai più entrare. Oppure sta password proprio non te la ricordi e quindi non c'è niente da fare. E allora il login non lo fai, finisce lì. Quindi noi questi casi d'uso ce li immaginiamo come una strada principale. Io sono qui, voglio raggiungere quell'obiettivo, quali sono gli scambi di informazione tra me e il sistema? Nel modo più semplice, nel modo più diretto, noi lo chiameremo prima, per un attimo, il percorso principale. E poi tutti i percorsi secondari. Ogni volta che c'è un'interazione c'è sempre qualcosa che può andare, non dico storto, ma in un modo diverso, no? Rispetto a quando ci si aspettava. Gli attori sono normalmente esseri umani, no? Che dall'esterno del sistema interagiscono col sistema. Questa è una definizione strana che serve semplicemente a dire il sistema non è mai un attore. Okay? Tra gli attori non possiamo mai dire il sistema fa cose. Il sistema risponde a richieste di utenti. Gli utenti che appunto assumono un certo ruolo. Un attore può essere una classe di utenti, un gruppo di utenti, gli studenti, ma in realtà non è tanto l'utente che importa, ma è il ruolo che quell'utente gioca in quel momento. Il ruolo che un utente gioca in quel momento, perché un utente potrebbe avere ricevuti diversi in momenti diversi. Okay? Con la stessa password o certe cose. No.
Pensate, sono esempi di, facevamo già, abbiamo già fatto qualche volta su Facebook, se sono su una pagina e sono l'amministratore di quella pagina, posso fare certe cose che un utente sempre registrato nel sistema, ma che non è amministratore della stessa pagina, non può fare. Quindi l'insieme delle cose che possono fare dipende su quella pagina. Se vado sulla pagina di un altro, i ruoli si invertono. Quindi le cose che io posso fare non dipendono solo da chi sono io. Dipende dal contesto. In quel momento, poiché sono finito su una pagina di cui sono amministratore, assumo il ruolo di utente normale, posso fare tutte le cose che può fare l'utente, più quelle di amministratore. E quindi ho contemporaneamente due ruoli diversi e quindi posso fare tutte le azioni che l'attore utente normale e che l'attore amministratore di pagina possono fare. Poi lo vedremo graficamente, è molto semplice da definire questo. Normalmente c'è un attore principale che attiva un caso d'uso e lo sviluppa fino al raggiungimento dell'obiettivo. Lo chiamiamo attore principale, un primary actor, e quasi sempre è l'unico. In alcuni casi può darsi, no, che l'interazione col sistema richieda l'intervento di più persone. Allora, in questo caso parliamo anche di attori secondari. Sono molto rari gli attori secondari nell'informatica che abbiamo oggi, perché è molto raro che tu e un'altra persona mettiate le mani insieme sullo stesso sistema informativo, contemporaneamente. Quando capita? Giù le mani dalla mia tastiera. Non siamo mai in due a pigiare i tasti. Magari io sul mio e tu sul tuo, ma a questo punto sono due casi d'uso separati, ciascuno porta avanti il proprio. Un caso in cui, ad esempio, possiamo avere un attore primario e un attore secondario è quando andate al supermercato. No, l'attore primario è la cassiera che batte il conto, ma a volte voi dovete firmare o inserire il PIN, fare qualche passaggio che permette alla cassiera di raggiungere il suo obiettivo di chiudere il conto, ma richiede la vostra interazione, che siete un attore diverso ovviamente, sullo stesso sistema informativo. Allora, in quel caso avete a quattro mani, no? Ci sono due persone diverse che interagiscono, si intrecciano, interagendo entrambi col sistema informativo. Però è un caso abbastanza raro. Postazioni nelle quali ci sia più di una persona che deve pigiare tasti o inserire dati o scambiare informazioni. Quindi nella maggior parte dei casi abbiamo un attore solo, una persona solo che attiva un caso d'uso. Per volta, ovviamente. Poi ci sono persone diverse, in tempi diversi, ovviamente, ma in un determinato istante sei da solo, tu e il sistema, a fare una certa operazione. Dicevamo, due gradienti principali sono l'attore e l'obiettivo. L'obiettivo descrive perché l'attore in quel momento ha deciso di relazionarsi col sistema, di interagire col sistema, che cosa vuole ottenere. Quindi, come dicevamo prima, ad esempio, il mio obiettivo non mai recuperare denaro. Quindi deve cercare, diciamo, psicologico forte. Perché proprio noi mentalmente sappiamo quando abbiamo raggiunto l'obiettivo e quindi da quel momento in avanti non ci interessa più quello che stavamo facendo. No? La famosa motivo per cui quando voi andate a prelevare il bancomat, prima vi restituisce la tessera e dopo vi dà i soldi. Perché? Perché se vi restituisce prima i soldi e poi la tessera, dimenticherete la tessera nel banco. Perché nel momento siete andati lì per prendere i soldi. Nel momento in cui avete i soldi in mano, mentalmente l'avete fatta, compiuta quell'azione. Richiede uno sforzo di attenzione, di volontà, ricordarsi di prendere, che c'è anche la tessera da prendere. Perché in quel momento lì ti sei liberato. L'obiettivo che volevi darti, piccolo poverino, è stato raggiunto. Quindi mentalmente sei già altrove.
La testa ormai è già altrove. Avete usato mai la macchinetta della Smart per prendere l'acqua? Qui modello, cioè, la casetta quella dell'acqua, no, quella ottagonale, vabbè, l'acqua naturale ve la dà gratis, l'acqua gasata ve la dà a pagamento, dovete avere la tessera. Ecco, questo è, io ne ho già perse due, no? Perse, dimenticate, perché tu vai lì per prendere l'acqua, la tessera deve essere dentro nella fessura, perché altrimenti non puoi premere il bottone, cioè, quindi deve rimanere dentro per tutto il tempo. Allora, prendo le bottiglie, tipicamente magari prendo 8 per volta, premo il bottone, riempio, metto il tappo, quando ho finito l'ultima bottiglia, va via. E la tessera rimane lì. Tu devi ricordarti esplicitamente di togliere la tessera. Però non, il sistema non ti porta a farlo. Se ti chiedesse di inserirla ogni volta, forse sarebbe più difficile dimenticarla, perché comunque sai che ogni volta la premi al bottone, però la metti lì e poi la dimentichi. Cioè, sono aspetti anche cognitivi, psicologici, no? In cui la persona si rende conto che sta ancora interagendo col sistema da quando decide di farlo a quando raggiunge il proprio goal, il proprio obiettivo. Allora, lì dentro il sistema ha il controllo di ciò che fa l'utente. Perché l'utente ha in qualche modo una tensione per raggiungere quell'obiettivo dentro di sé. Nel momento in cui l'obiettivo è raggiunto, è come se l'utente si dimenticasse di cosa stava facendo il sistema perché la sua attenzione va da un'altra parte. Quindi rischia poi di dimenticare il tessere dentro, cosa che non succede col bancomat perché per fortuna te l'ha sputata fuori prima e ti obbliga a prenderla prima di darti i soldi. Proprio per questo motivo. Adesso, queste sono transazioni fisiche, no? Quindi l'effetto di raggiungere l'obiettivo, andarsene, è più visibile. Però dal punto di vista mentale, anche quando ci approcciamo a un sistema online, l'idea è comunque sempre la stessa. La forma con cui descriviamo l'obiettivo di un caso d'uso, spesso la esprimiamo in questo modo. In qualità di studente, voglio iscrivermi all'esame per essere prenotato per il prossimo appello. Quindi è sempre lo scopo finale, no, che mi interessa di più. Lo scopo finale è di solito qualche cosa che ha senso nel mondo reale. No, qui c'è stato creato qualche valore, cioè ha un impatto nel mondo reale, ho fatto l'ordine, ho inserito i dati, ho pubblicato un nuovo articolo, sono iscritto all'appello, eccetera. Per ottenere un risultato nel mondo reale, so che devo raggiungere un obiettivo nel sistema informativo. Faccio una certa cosa con il sistema informativo perché so che l'effetto di quello nel mondo reale è un altro, no? È l'obiettivo vero. Ovviamente il sistema informativo non può fare nulla sul mondo reale, ma può darti, no, degli obiettivi locali suoi da raggiungere perché sei un determinato attore. Quindi, come cliente della banca, in qualità di cliente della banca, giocando il ruolo dell'attore cliente della banca, voglio prelevare denaro. Allora, nei confronti del sistema informativo, prelevare denaro è già l'obiettivo finale. Poi in realtà lo faccio perché è un obiettivo, uno scopo maggiore, non è che prelevo denaro perché mi piace toccarlo, ecco. Perché magari lo devo spendere, perché mi serve le contanze. Allora, questa parte sotto, se vogliamo, è il contesto, è l'ambito nel quale il caso d'uso viene usato, viene attivato. Ma l'obiettivo dell'interazione è quello di fare il prelievo. Quindi dobbiamo sempre partire dalla motivazione dell'utente, che è quella che inizia il caso d'uso e lo termina. Dice perché l'utente è andato lì, perché è entrato e quando avrà finito. Quello è l'utente che interagisce col sistema. Poi immaginiamoci sempre nascosti dietro una pianta, gli stakeholder che stanno sbirciando, stanno guardando che cosa fa l'utente. Queste cose sono persone che non necessariamente coincidono con l'utente, questo l'abbiamo già detto, ma che sono interessati al fatto che l'utente, diciamo, svolga
quella funzione, che il sistema permette all'utente di svolgere quella funzione. E quindi in qualche modo verificano che sono interessati a verificare che il comportamento del sistema sia corretto. Quindi quando dicevamo c'è il percorso principale, ci sono i percorsi alternativi, può terminare con successo, può terminare con fallimento, quel caso d'uso, è chiaro che questo ha un impatto, no, negli stakeholder. Quindi noi ci dobbiamo anche chiedere, in fase di progettazione, non tanto in fase di implementazione, in fase di progettazione, perché qualcuno vuole che il sistema abbia questa funzionalità. E questo lo riscriviamo, funzionalità per funzionalità. Rientra poi nei discorsi che dicevamo prima sulla priorità, nel caso d'uso, sull'importanza, sul ranking dei requisiti funzionali. Devo capire perché ce l'ho messo lì dentro quel requisito. Perché è saltato fuori a uno, oppure perché c'è un motivo per cui ad alcune figure professionali interessa che il sistema abbia quella funzionalità, che venga monitorata, che venga valutata e così via. Ecco, gli attori sono quasi sempre stakeholders di se stessi, quindi quasi sempre un attore di un caso d'uso è anche uno stakeholder. Poi possono esserci ovviamente persone aggiuntive esterne che possono avere, diciamo, un interesse secondario nello svolgere la funzione. Okay? Quindi voi siete stakeholder del prelievo del vostro denaro, ma anche il direttore di banca è contento, no? Se voi andate a prelevare, perché state usando comunque il conto, state prelevando i soldi, quindi probabilmente li finirete, vorrete fare un mutuo, vorrete comunque depositare degli altri, eccetera, eccetera, no? Quindi in qualche modo non è solamente chi svolge l'azione che è interessato al buon fine dell'azione stessa, ma ci sono una serie di altre figure intorno, di contesto in qualche modo, che se qualcosa va male, se voi decidete domani di non prelevare più da quel banco perché è troppo lento, perché è troppo rotto, eccetera, andate in un altro, hanno un impatto più o meno negativo, più o meno positivo, il singolo no, ma magari è un trend di persone che decidono di andare ad un'altra banca e quindi mi accorgo che non stanno facendo più prelievo, mi preoccupo, no? Come stakeholder, come responsabile. Lo stakeholder non ha quasi mai voglia di andare a controllare ogni singolo utente, ogni singola azione di ogni singolo utente. Lo vede più in senso aggregato di solito, più in senso statistico. Allora, gli utenti stanno usando questa funzione? Sì, lo stanno usando di più o di meno? Quanti utenti nuovi, quanti utenti ho guadagnato, quanti utenti precedenti ho perso? No, questi sono poi ragionamenti da stakeholder. So che ho investito per una certa funzionalità, vediamo se i miei utenti la stanno usando, se il mio investimento sta rendendo quanto io pensassi, rendendo non necessariamente in senso monetario, ma in senso di quanto meno di servizio offerto. Quando un servizio viene usato, viene apprezzato, e quindi indirettamente io ho fatto bene il mio lavoro, io ho il mio ritorno dal fatto che il servizio stia funzionando bene. Ok, questo poi ci ritorniamo sul dettaglio. Come ne rappresentiamo questi casi d'uso? Questi discorsi sull'utente, l'attore, l'obiettivo. Abbiamo due livelli di rappresentazione. Un primo livello di rappresentazione è il livello grafico, questo, diagramma dei casi d'uso. In un diagramma dei casi d'uso abbiamo gli attori rappresentati tramite questi omini stilizzati, questo omino stilizzato, quindi stiamo dicendo c'è un attore che si chiama cliente, customer. I casi d'uso sono rappresentati attraverso un ovale, in questo diagramma dei casi d'uso, e dentro l'ovale scriviamo l'obiettivo. Okay? Qui quindi stiamo dicendo che questo sistema sarà composto, questo sistema che si chiama ATM, che si chiama Bancomat, e a volte, anche se è addirittura ridondante, ma a volte si può racchiudere un insieme di casi d'uso attraverso in un rettangolo per indicare il sistema che implementa quei casi d'uso, ma se no può essere lasciato sottinteso, se c'è un sistema solo lo lasciamo sottinteso, non c'è bisogno di disegnarlo. Stiamo dicendo che il sistema Bancomat offre all'utente customer tre casi d'uso. Il cliente preleva le contante, il cliente preleva le contante, il cliente interagendo con il sistema
visualizza il saldo del proprio conto, il cliente, interagendo col sistema, carica il proprio cellulare, fa una ricarica sul proprio cellulare. Questi sono tre casi d'uso diversi, tre obiettivi diversi che può avere l'utente nel momento in cui si approccia al sistema. Sono indipendenti tra di loro. Posso fare l'uno, posso fare l'altro, posso fare il terzo. In alcuni casi possono esserci dei vincoli o possono esserci dei collegamenti tra di loro, che poi andremo a studiare bene come rappresentare. Però in prima battuta i vari obiettivi sono indipendenti. I vari casi d'uso tendono ad essere indipendenti perché tu non sai a priori l'utente che cosa vuole. Vuole qualcosa. Cosa? Una delle funzionalità a cui può avere accesso. A priori le può avere tutte. Quindi noi stiamo separando nel modello, nell'activity diagram, le sequenze lecite di operazioni. In che ordine certe cose si possono fare e quali condizioni alcune cose si possono fare oppure no. È un aspetto. L'altro aspetto è il catalogo, l'insieme completo di tutte le funzioni che a cui l'utente può avere accesso. È chiaro che poi c'è un'interazione tra i due mondi. Quando l'utente dice prelevo contante e l'activity diagram mi dice guarda che tu per prelevare contante devi avere un saldo positivo sul conto, altrimenti non ti lascio farlo. Allora là mi dà delle regole logiche, delle regole di business, per cui alcuni di questi casi d'uso in un certo momento possono essere attivati o no, possono dare errore, possono fallire. Ciò non toglie che a priori questo tipo di utente può fare tutte queste cose, può accedere a tutte queste funzioni. Poi nel momento in cui accede a qualcuna di queste funzioni sarà l'activity diagram che vi dice se lo puoi fare davvero, se ci sono gli errori, se ci sono dei vincoli. Ma se non hai ancora aperto il conto, quindi cosa viene a prelevare da me. Quindi questo è il primo livello, che poi separeremo tra summary, user goal, entreremo un pochino più nel dettaglio. Però il primo livello è fare l'elenco dei casi d'uso associati all'elenco degli attori. Quindi noi avremo tanti omini che sono i vari attori del sistema, tanti ovali che sono i vari casi d'uso offerti dal sistema, e con una semplice linea, diciamo, quali attori possono attivare quali casi d'uso. E poi l'indice è questo, il catalogo dei casi d'uso. Poi per ciascuno di questi casi d'uso dovremmo dare una descrizione più di dettaglio di che cosa succede, di qual è la sequenza delle interazioni principale e quali sono le possibili sequenze alternative. Ok, noi spezzeremo questo argomento proprio in queste due fasi. Quindi prima ci occuperemo dei diagrammi del caso d'uso, che ci permette di vedere, di avere una vista d'insieme su quali sono tutte le funzionalità del sistema accessibili ai vari utenti. Quindi questo è ciò che faremo nei primi due laboratori sui casi d'uso, faremo solamente diagrammi grafici, quindi partendo da un activity diagram ci chiederemo, va bene, questi sono tutti i processi che possono essere fatti dal punto di vista dell'utente, quali sono i casi d'uso, quali sono gli obiettivi che questo sistema sta cercando di soddisfare agli utenti. Poi il livello successivo, quindi dopo aver lavorato un pochino sulla parte di diagramma, sarà di entrare dentro ciascun caso d'uso e imparare a descrivere il dettaglio di come avviene l'interazione. In quali casi l'interazione termina con il raggiungimento dell'obiettivo dell'utente, in quali casi invece l'interazione termina col fallimento dell'obiettivo. E questo sarà il livello di descrizione più di dettaglio su come il sistema si deve comportare. Cioè, da lì in poi c'è il codice praticamente, no? Entreremo a definire esattamente passo passo come l'utente interagisce col sistema. Ok? Quindi, oggi diciamo che abbiamo terminato il tempo, riprendiamo questo martedì entrando nel dettaglio dei diagrammi di calcolo.